Buongiorno a tutti, per chi ancora non mi conosce bene perché segue da poco la mia pagina, mi chiamo Letizia Alessandrini e sono un'ingegnere convertita al design per passione. Principalmente mi occupo di design di interni, però oltre a questo mi occupo anche di imbarcazioni e di oggettistica. Uno dei miei obiettivi all'inizio dell'anno era di cercare di essere un po' più social riguardo al mio lavoro, cosa che non sono riuscita assolutamente a portare a termine in questa prima parte dell'anno. Recentemente, a causa di questa situazione, ho anche avuto delle difficoltà familiari, come stanno vivendo tante altre persone, per cui non avevo neanche la serenità per lavorare o pubblicare sulla pagina. Per fortuna, per quanto riguarda la mia famiglia, è andato tutto bene e quindi adesso vorrei portare avanti questo obiettivo. Allora, intanto, per chi se lo stesse chiedendo, continuo con le mie consulenze online, sia telefoniche che via chat, che anche con ebook di progettazione a distanza. Tutto ciò, che invece richiede un sopralluogo come certificazioni energetiche o tipologie di progetti per cui è richiesto che io, venga a fare rilievi o vedere comunque l'appartamento, la situazione, lo stato di fatto, questi invece per il momento chiaramente sono sospesi. Oltre alle mie normali consulenze online, ho pensato che in questo periodo vorrei dare anch'io un mio piccolo contributo aiutando chi magari ha bisogno solo di qualche piccolo consiglio, ad esempio su come tinteggiare una parete o su come distribuire gli oggetti in una stanza, oppure, ecco, una cosa che in questo momento credo che sia molto vissuta, magari anche come organizzare la propria postazione per lo smart working. Quindi, piccoli consigli di questo tipo che possono essere utili anche a più persone. Ho pensato che, appunto, se avete dei consigli di questo tipo da richiedermi, potete inviarmi tramite messaggi privati o via mail tutte le vostre richieste con immagini, tutte le informazioni possibili in modo da aiutarmi a capire bene il problema. E io poi potrei rispondere o con delle dirette, magari una volta o due alla settimana, a seconda di quante richieste ci sono, oppure scrivendo dei post pubblici in modo che anche tutti gli altri utenti che visitano la mia pagina possano usufruire di questi consigli. Capisco che in una situazione così difficile e pesante questo non sia risolutivo, però il fatto di organizzare meglio la casa e vivere in un ambiente che sia più rilassante e più vivibile, alla fine potrebbe anche fare un po' di differenza in questo momento. Oltre a questo, vorrei anche iniziare a fare una serie di video sul design in modo appunto da parlare un po' più approfonditamente del mio lavoro. Quindi, insomma, se queste idee vi piacciono, scrivetemi e vediamo poi che cosa ne può uscire fuori. Buona giornata a tutti!